Allora, raga, devo dirvi un sacco di cose, quindi se non ascoltate questo video dall'inizio alla fine, se sapete già che non lo ascoltate tutto, terminate qua di ascoltare il video. Skippate il video se non avete voglia di ascoltarmi perché è un video molto importante. Ok, raga, molto molto importante. Innanzitutto, raga, prima di iniziare vi ricordo Telegram in descrizione e anche Instagram, mi raccomando, molto molto importante. Molti di voi, soprattutto anche nel gruppo Telegram, ma anche in direct, in chat privata su Instagram, mi dicono che sono un po' assente. Non per i video, ma sulle risposte. Tipo uno, che ne so, uno di voi che mi scrive in privato, gli rispondo dopo un po' tanto di tempo. C'è un perché a tutto, raga, c'è un perché a tutto. Io, raga, sono sempre stato uno che se un fan mi scrive, io gli rispondo, non dico subito, ma entro 2 o 3 giorni, nel senso, non ci rispondo abbastanza in fretta, ecco. Anche su Telegram ci siete tantissimi, raga, si sta riempendo e vi ringrazio. E anche su Telegram mi scrivete in privato, ma a me è difficile veramente rispondere. I video, raga, non mancano. Ogni venerdì esce un video. Adesso ho cambiato la data. Prima era ogni lunedì alle 14:10. Adesso, raga, è ogni venerdì alle 14:10. Ogni tanto cambio giorno così. Non so neanche io perché. E perché, raga? E perché non vi rispondo, diciamo, subito? Allora, nell'anno 2018, quando ero ancora in quarta superiore, ho iniziato a fare il corso OSS, tradotto il corso di operatore per diventare operatore sociosanitario. Oggi, 2020, è un mese e mezzo che sto lavorando in casa di riposo come OSS, come operatore sociosanitario. Se volete vedere meglio di cosa si tratta, andate su internet, ma non è questo il punto. Ed è perché ho iniziato a lavorare, raga, da un mese e mezzo in casa di riposo come OSS, come operatore sociosanitario. Ecco il punto, raga. Ho i turni, faccio mattina, pomeriggio, è un casino, ok? E soprattutto in questo periodo, raga, perché c'è il Covid e quindi avete capito. Per esempio, oggi ho fatto la mattina. Sono qua a registrare questo video alle 4 del pomeriggio. Giorno 20 dicembre 2020 per me. Questo video uscirà il 22 dicembre. E perché il 22 dicembre? Perché domani per me, quindi domani 21 dicembre, ore 11:30 di mattina, ho l'esame per completare il mio corso, per qualificarmi. Passerò, non passerò, fatto sta che devo fare l'esame. Ovviamente tutto via computer, tutto via online perché c'è il Covid, non possiamo fare diverso. Quindi raga, domani registrerò qualche parte durante l'esame, quindi mi raccomando raga, continuate a vedere il video, metterò la telecamera qui o qua come adesso e farò l'esame in chiamata da telefono perché l'audio nel computer non mi va più e quindi userò il telefono e quindi vabbè. L'importante è che faccia stu cazzo d'esame, l'importante è quello. Quindi raga, avete capito perché, ok? Cioè, è proprio wow, cioè a me piace fare queste cose, il mio lavoro mi piace tantissimo, ok? Mi piace essere così attivo, fare tutte queste cose, essere pieno di impegni, è la mia vita, cioè io amo gli impegni, io amo fare un sacco di cose. E sembra strano, cioè io veramente raga, divoro l'impegnità, cioè veramente mi piace un sacco impegnarmi, fare di fretta, cioè no di fretta, le cose veloci, presto fai su, è la mia vita, nel senso che io mi piace muovermi, mi piace darmi da fare, è quello che voglio dirvi raga. Hai capito? E quindi sì, raga, mi piace un botto. Colgo anche l'occasione per dirvi che il 30/12/2020, quindi il 30 dicembre, esce. Questo l'ho già detto su Instagram, cioè lo dirò stasera in realtà alle 19 per me. Visto che è il 20 dicembre, io lo dico alle 7 di stasera. Che il 30 dicembre esce un mio, se posso dire, io e un'altra persona abbiamo fatto questo remix di Spera e Basta di Hollywood. Spero vi piacerà. Abbiamo avuto questa idea qua e quindi bam, l'abbiamo fatta. E vabbè, insomma, non ho mai fatto un remix. C'è anche la mia voce su due parti di video. Niente, raga, detto questo, come vedete, qua ho il manuale di OSS, operatore sociosanitario. L'acronimo è OSS e vuol dire operatore sociosanitario. Il libro costicchia anche sto cazzo del libro, costa 40 euro, quindi vabbè, a parte questo, insomma, avete capito? Mille, mille impegni, fratellino, fratelletto, mille, mille impegni, veramente, raga. Sto anno è stato un anno di esami, esame di maturità, esame di teoria della patente, esame pratico della patente e esame per diventare OSS. Diciamo che YouTube, raga, è un mio secondo lavoro, hobby, secondo lavoro, passione, tutto, perché sì.
con YouTube ormai lo sapete meglio di me, se mi seguite su Instagram sapete che sì, posso dirlo, è un secondo lavoro, posso perfettamente dirlo. Bella raga, ci vediamo domani mattina. Buongiorno. Buongiorno, può aprire il video per cortesia? Sì, ecco qua. Perché la salutiamo ma non la vediamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Allora, io sono il presidente della commissione e con noi ci sono il dottor Podini per la parte sanitaria e la dottoressa Buongiorno, Tarantoni per la parte buongiorno. sociale. Adesso, quando lei mi dirà stop, Stop. Domande numero 5 che verrà condiviso a video. Le prime tre sono tre domande chiuse, contrassegnate dalla lettera A, B, C e D. Le chiedo di indicare se può, con la lettera A come Ancona, B come Bologna, C come Como, D come Domodossola, in modo che non ci siano errori su quello che lei risponde, anche perché essendo una modalità un po' particolare Sì. tra di connessione e quant'altro. Può leggere la domanda o a voce alta oppure a video come preferisce, può iniziare. Ok, la leggo. La A. La città che inizia per A. Ancona, Ancona. Prego. La numero C, quindi di... Adesso non mi viene in mente la città. Como, ecco. Ok, bene, la fase iniziale per magari alzare il paziente o l'ospite, bisognerebbe alzare lo schienale del letto così da prenderlo meglio tra la schiena e non farsi male né lui e né l'ospite, né il paziente e né io, operatore. La movimentazione anche la necessità o possibilità di avere anche magari un aiuto, essere magari uno o due persone su Sì, quello bisogna vedere che se il paziente è da un operatore o bisogna essere in due operatori, se non anche in tre. A few moments later. Allora, raga, che cazzo di casino! Allora, io vi ho fatto sentire e aspettate che mi arrivano messaggi dal gruppo del corso OSS, Madonna, oh, ma perché ieri la luce era perfetta, oggi no? Ma che cazzo? Mi arrivano messaggi dal gruppo OSS, un attimo, raga. Allora, vabbè, dopo rispondo. E abbastanza bene, pensavo meglio l'esame, ma è tutta una merda, raga, è tutta una merda con sti telefoni del cazzo. Come faccio a fare un esame io? E vabbè, non è colpa loro, lo so, è colpa del Covid, ma non si può fare un esame via internet, non si può. Non si può, l'esame comprendeva orale e esame pratico. Se mi facevano fare l'esame pratico, li facevo restare tutti a bocca aperta. Ma siccome possiamo fare solo la parte orale per via del Covid del cazzo, che non capisco perché è pieno di gente dappertutto, via. Ci sono tipo le maratone di persone che vanno in giro senza mascherine e io non posso fare un esame dove vado ad aiutare le persone. Ma vabbè, questo lasciamo perdere. Andata così, io non so quello che vi ho fatto sentire durante l'esame. Raga, in teoria ci dicono che se siamo stati promossi perché siamo tipo in 15-20 a fare il corso OSS. Ce lo dicono stasera. Penso di sì, cioè ormai ho fatto un sacco di cose per sto corso OSS. Poi comunque non ho fatto scena muta, quindi raga, ve lo dico già io, sono stato promosso. Ve lo dico già io che fidatevi di me. Niente raga, qualificato. O almeno penso io, ma comunque sì, dai raga, comunque magari vi aggiorno su Instagram. Raga, un cazzo di like, un cazzo di commento, è andata anche questa. 2 anni, ci ho messo 2 anni a diventare OSS. Sì, anche perché io vi dico la verità, raga, vi dico la verità. Io mi sentirò OSS dopo anni. Perché anche se ho fatto sto esame, che vale mezzo euro sto esame, anche se ho fatto sto esame, e non ho 40 anni di esperienza, questo vi voglio dire. E dirò che sarò OSS dopo 5, 6, 10 anni di esperienza, ma non dopo un esame fatto via internet, dopo un esame fatto a bla bla, senza neanche esame pratico. No, no. Dirò che sarò OSS in testa mia dopo un paio di anni che lavorerò in ambito sanità. Ci lavoro da 7 mesi in ambito sanità, perché tra cui 5 mesi di tirocinio e un mese adesso che sto lavorando, quindi anche che mi pagano perché i tirocini
non vengono retribuiti per niente, brugazze, quindi vabbè. Avete capito, raga, un cazzo di like, un cazzo di commento, mi raccomando, Instagram e Telegram in descrizione e niente, raga, iscrivetevi, commentate, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque vi aggiorno su Instagram, eh? Vi aggiorno su Instagram.